Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare dei buonissimi pasticciotti leccesi, buonissimi. Partiamo subito con la nostra ricetta. Allora, come già vedete in coppa ho inserito 500 g di farina 00. Adesso andremo a inserire 250 g di strutto, perché quelli leccesi originali si fanno con lo strutto, eh? Inseriamo, poi andiamo a inserire 250 g di zucchero, una bustina di vanillina, due uova intere, e poi per finire andiamo a inserire un cucchiaino di lievito. Però in alternativa si può anche usare 2 g di ammoniaca. Siccome a me l'ammoniaca un tanto piace, sto usando il lievito. Adesso impastiamo il tutto. Ebbene ragazzi, abbiamo impastato il tutto. Come vedete mi sono spostata sul marmo per finire di impastare. Ottimo impasto, guardate. Bello morbido. Con questo ci potete anche fare delle buonissime crostate in alternativa ai pasticciotti, eh. Adesso lo mettiamo in frigo e lo facciamo riposare per una mezz'ora. Una volta che l'abbiamo fatto riposare in frigo, adesso come già avete visto ho preso metà impasto e lo andiamo a stendere leggermente. Una volta che abbiamo steso il nostro impasto, adesso prendiamo i pirottini di pasticciotti e li andiamo a formare le sue formine. Fatto questo, prendiamo il nostro impasto e lo inseriamo dentro e lo andiamo a schiacciare, alzando ovviamente i bordi. Una volta che abbiamo inserito l'impasto dentro i nostri pirottini, come vedete qui ho fatto la mia prima pasticcera. L'unica cosa che ho cambiato è il latte. In pratica ho messo il latte, quello originale di mucca, quello che si prende direttamente dalla masseria, quindi viene più saporito. Adesso prendiamo un cucchiaio di crema pasticcera e la andiamo a inserire nei nostri pirottini. Poi che dobbiamo fare? Prendiamo un cucchiaino di marmellata, questa è la marmellata che ho fatto io, questa è di ciliegie a pezzi, e la andiamo a inserire dentro. Poi che dobbiamo fare? Prendiamo il coperchio e lo andiamo a inserire. Ovviamente sempre con le formine andiamo a formare i coperchi. Andiamo a schiacciare i bordi. Guardate. Togliamo l'eccesso, che si toglie. È una pasta proprio morbida che la potete maneggiare come volete. Fatto questo, abbiamo finito di fare il nostro pasticciotto. Adesso lo mettiamo in teglia, formiamo tutti gli altri pasticciotti e poi possiamo infornare. Una volta che abbiamo chiuso tutti i nostri pasticciotti, adesso andiamo a spennellare con del latte e poi possiamo infornare. Adesso siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico per 15 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato i nostri pasticciotti, guardate un po' che delizia. Ho fatto anche un mini pasticciotto con la crema, buonissima, guardate che bella che è. Adesso vediamo internamente, ovviamente come state vedendo già ho inserito lo zucchero a velo sugli altri. Qui inseriamo un po' anche di zucchero a velo. Andiamo a aprire il nostro pasticciotto e voilà raga, crema e marmellata alla ciliegia, buonissimi, fateli. Questi sono i tipici pasticciotti leccesi, quelli originali. Detto questo non mi rimane che salutarvi, mi raccomando come dico sempre, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima.